Uno ha 22 anni, l'altro 17. Sono i due presunti responsabili della rapina e dell'aggressione ai danni di un 86enne narese avvenute lo scorso 14 aprile in un'area isolata della città barocca, arrestati dai carabinieri di Naro e da quelli della compagnia di Licata. I dettagli della sfortunata vicenda per l'anziano e delle successive indagini che hanno portato all'esecuzione delle due ordinanze di custodia cautelare sono state esposte questa mattina in conferenza stampa al Comando Provinciale dell'Arma. Presenti il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Giovanni Pellegrino, il comandante della compagnia di ricata, tenente Francesco Lucarelli, e il comandante della stazione di Naro, il maresciallo Andrea Russo. I due giovani, secondo quanto emerso dalla conferenza stampa, lo scorso 14 aprile si sarebbero avvicinati nei pressi dell'abitazione dell'86enne Narese con la scusa di proporre all'anziano la vendita di alcune posate in argento e successivamente di una giara. Dopo una ventina di minuti hanno ricostruito i carabinieri, i due si sarebbero ripresentati e, notando che la vittima aveva qualche soldo con sé, il più grande dei presunti rapinatori avrebbe colpito al volto con un violento pugno il narese. L'86enne è a quel punto caduto a terra perdendo i sensi, mentre i due si sarebbero impossessati di una modesta somma, circa 120 euro. Le indagini dei carabinieri, effettuate anche con l'aiuto della scientifica, sono partite da un approfondito sopralluogo sulla scena del crimine, per poi allargarsi con l'acquisizione e la visione di immagini dagli impianti di videosorveglianza e con l'ascolto degli abitanti della zona. L'attività investigativa ha permesso di tracciare l'identikit dei papabili responsabili della rapina. Consultando poi le foto segnaletiche dei sospettati, hanno fatto sapere i militari, la vittima ha riconosciuto i due presunti autori. Si è trattato di un odioso episodio avvenuto ai danni di un anziano 86enne. Quando si parla di anziano, di solito si pensa ad una truffa: in questo caso c'è stata una vera e propria rapina con un violento. Pugno al volto che ha cagionato 22 giorni di prognosi a questa quest anziana vittima. Le immediate indagini fatte dai carabinieri della stazione di Naro e della compagnia di Ricata eh, hanno consentito in brevissimo tempo di arrivare ai responsabili. Eh, in questo caso prezioso è stato anche una sorta di controllo di vicinato. Dei piccolissimi elementi ci sono stati forniti. Eh, sia al 112 anche sentendo diciamo, residenti più o meno vicini all'abitazione dell'anziano, ci hanno consentito di restringere, restringere il cerchio a um, dei giovani eh, del paese. L'auspicio è che eh, questa collaborazione ci sia non solo nella fase repressiva, ma anche nella fase preventiva, perché molto spesso eh, poter arrivare a degli elementi di valutazione eh, sulla base di una persona sospetta che si aggira in una zona rurale oppure sotto casa, ci può consentire di identificare il soggetto oppure anche di cogliere in flagranza sia eh, nel caso di commissioni di reati di questa gravità o di reati simili. La provincia di Agrigento purtroppo non è immune da simili episodi, l'importante è che ci sia una risposta concreta e immediata che arrivino dei, dei risultati e che ci sia anche la collaborazione della collettività. Per il 22enne Calogero Troisi sono scattati gli arresti domiciliari, il 17enne, altro presunto autore del gesto delittuoso, è stato portato in una comunità.